Bentornati su No Mamma Ammazzo e bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica fantasy. Siamo sempre nel mondo Bugs Comics e oggi parliamo del numero finale, per così dire, di Kalia, l'era dei fondamenti, dal titolo Malkuth. Siamo al numero 12 e dico finale perché chiude il primo ciclo, la prima stagione di quella che è stata Kalia per questi 12 mesi. Parliamone insieme dopo la sigla. Questa storia l'ho voluta leggere più volte, l'ho letta un paio di volte, uno per capirla meglio, perché comunque c'è tanta roba da digerire. Nella seconda lettura ho anche preso mano al mio volume Teia. Il mondo di Kalia, il volume 1, dovrebbe uscire se non sbaglio il volume 2 per questo Lucca Comics e ci ho un po' preso mano, l'ho sfogliato, non sono stato lì a leggerlo approfonditamente, altrimenti questo video sarebbe uscito tra un mese, però ecco, ci ho tenuto un attimino a prendere in mano quello che c'era stato detto nel volume di Teia e quello che non c'era stato detto e vedere se tutto collimava. Ora, ovviamente non avevo dubbi, però mi è piaciuto un po' fare questo esperimento. Ci tengo a dire Innanzitutto ci tengo a dire che se ancora non vi siete iscritti al canale, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che amano Kalia e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo mio video e di questo ultimo numero. Io continuo a dire ultimo, ma Kalia continua, sia chiaro. Questo ultimo numero di questa prima stagione. Questo numero è appunto scritto, diretto, sceneggiato dal duo Luca Lamberti e Leonardo Cantone. I layout sono sempre di Luca Lamberti, ma stavolta Luca Lamberti torna anche ai disegni, tranne per qualche pagina finale dove i disegni sono di David o David Ferracci. Niente, ci tenevo a dirlo perché Luca Lamberti, appunto, per un po' ha diretto solo i layout, però si sono passati diversi disegnatori. Qua invece Luca Lamberti, chiaro, per l'ultima puntata, come i grandi showrunner, torna anche alla regia. Tra l'altro, io avevo visto un post di Luca Lamberti dove sembrava quasi desse un addio a Kalia dopo questo finale di stagione. Sembra quasi che lasci la sua figlia Kalia in mano ad altri sceneggiatori. E così sarà sicuramente, perché so che altri sceneggiatori della Bugs hanno preso in mano delle storie di Kalia. Però sono molto curioso di vedere come sarà Kalia in mano ad altri sceneggiatori. Quindi saranno magari storie più indipendenti, oppure ci saranno altri archi narrativi sempre diretti da Luca e da Leonardo, ma dove anche la sceneggiatura sarà data in mano ad altre persone. Sono curioso di vedere cosa sarà di Kalia ne nella prossima stagione. Vi annuncio già che, per motivi già citati, tra l'altro nell'ultimo video di Kalia, magari la mia recensione di Kalia non arriverà puntuale come quella di altri video. Vedasi Dylan Dog e Samuel Stern. La vorrò leggere con calma, la vorrò recensire con calma, quindi magari non arriverò proprio sul pezzo, però mi piacerà comunque parlarne insieme a voi. Tra l'altro, alla fine di questo video avrò qualche mia teoria stramba sull'universo di Kalia. Ci tengo a precisare che secondo me questo numero non poteva essere strutturato proprio a livello di trama, quindi inizio, metà e fine, non poteva essere strutturato altrimenti. L'unico modo per narrare la storia come doveva finire era questo, non ci sono palle, quindi ci tengo a precisarlo. Ciò nonostante, questo numero mi è sembrato prendesse un'accelerata fortissima su tutte le informazioni che ci sono state date. Magari sarebbe stato meglio spalmarlo su due numeri, ma non sarebbe stato altresì bello leggerlo. Non so se mi sono spiegato, cioè questo numero doveva essere strutturato così per poterci dare tutti i plot twist, tutte le informazioni, tutti i salti sulla sedia che ci ha dato questo numero. Però da qualche parte si doveva rinunciare a qualcosa, si è rinunciato diciamo, alla calma nel racconto, e qua in poche, tra virgolette, pagine, perché per metà storia c'è il combattimento e per metà storia c'è la rinascita di quello che è Malkuth, di quella che è Kalia, e in questa metà abbiamo tutta una serie di nuove informazioni che magari
ci saremmo goduti in più tempo, ma allo stesso tempo non avremmo perso il fattore sorpresa, e quindi ben venga il fattore sorpresa. Una cosa che mi è dispiaciuta, ma più che di questo numero e dell'altro numero, però ho aspettato questo numero per vedere se c'era un ritorno, è che il Jaldest, quello magrolino che era un consigliere dell'elfo Varnon, è stato, diciamo, scoperto e sbolognato in 448 nello scorso numero. È un peccato, perché sembrava un grosso mistero dietro a tutto questo. Addirittura io pensavo che fosse quello il padre di Calia, e invece no, viene semplicemente sbolognato nello scorso numero. Qua vediamo la sfida faccia a faccia tra Calia e Varnon, e poi iniziano tutte le rivelazioni tra Calia, Varnon, ma anche tra Calia, Varnon e Calon, che, come si supponeva, prima o poi la sua non vita sarebbe arrivata al termine. Calon si sacrifica in quello che è lo scontro finale per il suo onore, fondamentalmente per quello che gli ha fatto Varnon, e eliminando se stesso e Varnon. Diciamo che tutte e due si stavano eliminando a vicenda, ecco, se proprio vogliamo essere precisi, e quindi abbiamo perso un membro di questa compagnia che è Calon. Ma chissà che, dato che siamo in un mondo fantasy, in un mondo di fantasia, ci sarà modo di rivederlo in qualche altro modo, in qualche altro aspetto, in qualche altra forma, perché tenete a mente che i poteri che Calia ora ha guadagnato e che inizierà a padroneggiare nei prossimi numeri sono molto molto overpowered. Vi dico solo un paio di pronostici. Calia, che è una nuova Calia, diciamo, è la figlia, anche se Calia non ha un padre, come hanno detto, non ha un vero padre, come hanno detto in questo numero, se non si è capito, sua madre era un'umana, era un'esploratrice, ha scoperto che nella cava di Obur ha scoperto l'ultimo dei fondamenti caduti, il famoso mai caduto, in realtà è caduto ed era Malkuth, e semplicemente toccando l'Alkest è stata un po' messa incinta, diciamo, dall'Alkest, come se fosse questa gravidanza immacolata, no? Questa immacolata concezione quasi religiosa, no? Che noi italiani siamo abituati a pensarla in un contesto religioso. Quindi è nata Calia da questo contatto con un fondamento caduto, quindi tra il divino e l'umano in un certo senso, perché comunque questi fondamenti si possono definire un po' anche, non dico i creatori di Telia, ma hanno contribuito molto a plasmarla Telia. In questo numero più che in altri io ho fatto un paragone, mentre leggevo, tra la caduta dei fondamenti e la caduta dei Valar e la caduta dei Maiar, che sono le divinità, in un certo senso, del Signore degli Anelli. Potrebbero essere definiti i cori angelici del Dio, del Signore degli Anelli, che è Eru, Ilúvatar, e in Valar e in misura minore i Maiar potrebbero essere considerati arcangeli e angeli che sono caduti sulla terra. In un certo senso i fondamenti sono quello che potrebbero essere le divinità di Telia, quindi c'è stata questa concezione di Calia in modo appunto divino. E Calia è l'unione dei due mondi, l'unione ibrida, diciamo perfetta, perfezionata, del mondo dei Jaldest e del mondo umano. È qualcosa di unico nel suo genere, e soprattutto è qualcosa che gli altri non hanno, ovvero è un fondamento redivivo. Mentre tutti gli altri sono semplicemente caduti, questo fondamento è resuscitato, è rinato. Un'altra metafora, se vogliamo, anche della mitologia cristiana, no? Della mitologia di tutte le religioni, ovvero la resurrezione di quello che è un'antica divinità caduta sulla terra, in un nuovo corpo. Calia è a tutti gli effetti un messia per questa terra, e ha il potere, niente poco di meno, che creare la materia organica, a differenza appunto dei Jaldest, che
appunto discendono da un altro fondamento che potevano, che gli ha permesso di maneggiare, modificare, creare la materia inorganica. Calia, potendo creare la materia organica, innanzitutto è resuscitata in un nuovo corpo, ed è giustificato da questo suo nuovo potere. Quando padroneggerà i suoi poteri, potrà tranquillamente curare le persone attorno a sé. Faccio un esempio: la gamba di Aridan poteva essere curata da Calia. Faccio un altro esempio: il naso mancante di Aridan potrebbe essere ricreato dalla nuova Calia. E faccio un ultimo esempio, rifacendomi alla domanda che mi sono fatto qualche minuto fa: magari in qualche modo Calia potrebbe ricreare Kalon. Se non fosse che lei può ricreare la materia organica, ma non ha nessun potere sull'anima. L'anima è un potere che è prettamente legato a un altro fondamento, il famoso inerte, che però non, appunto, non ha terraformato in nessun modo la zona di Teia dove è caduto. Perché? Perché la Terra non ha un'anima, quindi non poteva modificarla. Però chissà che non trovino il modo, con il potere di Calia e magari il potere dell'inerte, di ridare vita a personaggi che tanto abbiamo amato. Come dicevo, la rinascita, la resurrezione di Calia è qualcosa di divino, qualcosa di messianico, e vi faccio notare l'aspetto molto poco divino di Calia nella sua prima rinascita, che è in tutto e per tutto quello che era Malkuth. Poi pian pianino vignetta per vignetta, e sono delle vignette spettacolari, inizia a prendere dei lineamenti sempre più femminili, sempre più delicati, fino a qua già inizia a spuntare un seno, inizia a spuntare un volto un po' più umano, questi suoi spuntoni iniziano a diventare dei capelli, fino a diventare iniziano a cadere le braccia aggiuntive, fino a diventare quella che era Calia prima, ma è una rinascita. Questo aspetto del fondamento è molto molto poco divino, e a me ha ricordato tantissimo la forma angelica che abbiamo visto in Samuel Stern. Ora, io butto una bomba megagalattica, non è un'ipotesi, è forse un mio desiderio, è forse una proposta che io faccio alla Bugs Comics. E se Calia e Samuel Stern fossero ambientati nello stesso universo, dove per l'appunto si scopre che la nostra terra, la terra di Samuel in realtà, è stata creata, ha avuto a che fare con angeli e demoni, ma angeli e demoni non sono altro che esseri di questa, non lo so, dimensione lontana, che hanno questa stranissima forma, e possono essere magari, non lo so, esseri di altre dimensioni o esseri alieni che sono caduti sulla Terra, così come i fondamenti sono caduti su Teia, che potrebbe essere un pianeta lontanissimo. Vi faccio un esempio: il pianeta Eternia di He-Man sembra un pianeta ambientato sembra il nostro pianeta nel passato o nel futuro post-apocalittico, perché c'è la tecnologia, ma ci sono ancora molte cose primitive. Ma potrebbe essere, ma in realtà è un pianeta alieno, è un pianeta lontano. E perché non potrebbe esserlo Teia? E perché Teia non potrebbe essere un pianeta nel vasto universo dove c'è anche il pianeta Terra di Samuel Stern? E chissà che questi fondamenti e questi angeli non abbiano qualcosa in comune. Ora, purtroppo per la mitologia della Bugs Comics in edicola, quindi per la mitologia sterniana e per la mitologia di Calia, non c'è tecnologia o magia che possa comunque far unire questi due mondi, ma sarebbe molto figo, sarebbe molto molto figo. A livello tecnologico potrebbe esserci Singularity come fumetto, che potrebbe avere dei mezzi per individuare il pianeta di Teia in lontananza. A livello invece magico, sempre nel mondo di Samuel Stern, ci potrebbero essere i giostrai dell'Apocalisse che in qualche modo potrebbero, non lo so, sapere che il pianeta di Teia potrebbe aiutare nella battaglia di Samuel Stern. Non sto parlando del ciclo dell'Apocalisse
dei prossimi 12 numeri, parlo di futuri numeri in cui si potrebbero incontrare questi due mondi. Sarebbe molto carino, molto interessante. Fatemi sapere voi se la cosa vi sconfifferebbe, oppure se non volete assolutamente che le cose si mischino, nemmeno con questa giustificazione. Io in ogni caso sono molto contento di come è andata la fine di Kalia. Vedremo cosa succederà nel prossimo numero. Penso che sia passato, che sarà passato molto tempo a livello narrativo da questi eventi, un po' come capita in alcune saghe fantasy che si chiudono e si riaprono con nuovi tomi, con nuove saghe. Quindi secondo me sarà passato del tempo, Kali avrà accettato la nuova sé e magari andrà alla ricerca di nuove avventure. Scrivetemi voi cosa ne pensate qui sotto. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video e dei miei sproloqui. Con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video, che dovrebbe essere sul numero 62-63 delle Tartarughe Ninja, e uscirà come sempre nel weekend. Grazie ancora, arrivederci.